Eleonora Brigliadori sparita, la nuova vita dopo la TV. Eleonora Brigliadori non appare più in televisione ormai da molto tempo. Negli anni passati ha preso parte anche all'Isola dei Famosi, e questa è stata una delle sue ultime esperienze in televisione. In quel periodo, la Brigliadori iniziò a fare dei riti sciamanici, e ci sono stati anche alcuni suoi svenimenti durante la trasmissione. Questa svolta che si è avuta nella sua vita, è stata la causa del suo allontanamento dalla televisione. Più volte infatti si è schierata a favore del metodo Hammer, secondo cui le chemioterapie per il cancro non funzionano e non bisogna affidarsi alla scienza tradizionale. Eleonora Brigliadori è stata fermamente criticata dalla comunità scientifica per le sue dichiarazioni prive di fondamento. Negli anni passati ha preso parte anche al Maurizio Costanzo Show divulgando il suo punto di vista. Ritenendo che non fosse opportuna la divulgazione di questa disinformazione, lo stesso Maurizio Costanzo all'epoca la invitò a uscire dallo studio e a non proseguire. Anche le Iene si scagliarono contro la Brigliadori. In particolare Nadia Toffa interruppe un rituale che Eleonora stava tenendo, causando la furia della donna che ha scatenato una rissa contro di lei. Questa situazione ha fatto sì che la Brigliadori non venisse più invitata in televisione e non potesse più prendere parte ad alcuna trasmissione. Infatti da allora non è più apparsa e, probabilmente, non succederà nemmeno in futuro. Attualmente Eleonora Brigliadori non lavora più per la televisione né per nessun altro settore analogo. Si sta occupando soltanto di questa medicina alternativa e dei riti purificatori che lei stessa conduce. Secondo le Iene, in passato avrebbe chiesto ed ottenuto denaro per effettuarli e per portare così alla guarigione, secondo lei, di alcune persone ammalate. Non è chiaro se la Brigliadori lo faccia ancora, ma sicuramente si dedica principalmente alla sua vita da santona, anche se lei non si definisce così. Eleonora Brigliadori continua a sostenere che i tumori e le patologie maligne affliggano l'animo e non esistano realmente, perciò bisogna curare e purificare l'animo. Lei stessa ha dichiarato di essere guarita da un tumore maligno dopo aver applicato una pomata fatta da lei sulla zona. Non esistono prove però di questa dichiarazione, poiché la Brigliadori non ha in alcun modo mai dimostrato di essere stata realmente affetta da tumore. Di conseguenza non esistono nemmeno le prove di questa guarigione. Non è da escludere che, in futuro, Eleonora possa tornare in televisione. Voi che cosa ne pensate? Vi piace Eleonora Brigliadori e vi aspettate che possa tornare in televisione? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti.